Sarebbe facile dire all'Angela ma non è l'Angela, perché l'Angela era l'unico modo per avere Barreto a Bari. E credo che quello che ha fatto Barreto a Bari, che potrà continuare a fare Barreto a Bari, valeva la pena rischiare anche sull'Angela, che poi per motivi tecnici chiaramente si è dimostrato poteva avere problemi, che poi il suo modo di giocare non si sposava proprio con Barreto, però valeva la pena rischiare. Del resto ricorderete che noi Barreto 2 giorni prima l'avevamo definitivamente perso e siamo riusciti a ricomporre una situazione nell'Udinese. Bisognava fare l'accoppiata, l'Angela era stato con Ventura, Ventura aveva detto che, parlato col giocatore all'aeroporto di Fiumicino, avevano avuto un franco colloquio e si sperava che anche l'Angela potesse dare il suo aiuto. Poi praticamente non è stato così, però insomma, il valore di Barreto giustifica anche questo tentativo sull'Angela. Poi ce ne sono stati altri di errori che abbiamo fatto, anche il recente gennaio, se vogliamo, se io non sono stato forse capace di insistere più di tanto per imporre alcune situazioni che forse ci avrebbero aiutato a pensare a qualcosa di più grande, ma è una colpa mia di essermi magari arreso troppo presto. Allora, hai sentito Perinetti? Probabilmente uno, immagino che sia stato lui a sceglierlo. Una delle ultime trattative portate a termine da Perinetti riguarda questo giocatore, è Merino, giocatore della Salernitana, lo stiamo vedendo, ma di che nazionalità è questo? È peruviano, cileno, di dov'è? Comunque Francamente non lo sudamericano, ricordo, sì, Merino, eccolo qua, un giocatore classico, molto abbastanza tecnico, poco fisico. spettacolare, poco fisico ma molta tecnica individuale. So che faceva molto divertire i tifosi della Salernitana, ecco, quei giocatori classici da uno contro uno, da dribbling secco. Adesso, tornando al discorso un po' che la gente non vuole degli yes men, dico, l'esempio lo abbiamo in casa, no? Cioè, io non credo che Perinetti abbia a Bari potuto fare tutto quello che ha voluto, perché alla fine, l'ho detto anche nell'ultima frase, non sono stato capace di convincere. Perinetti va via forse proprio perché non si trova in sintonia con certe cose. Insomma, Stop! Ci lasciamo con le immagini di Perinetti, ma prima ancora abbiamo visto Merino che palleggiava, chissà quanto tempo riuscirà a palleggiare, Merino che dovrebbe essere uno dei primi acquisti del Bari per la la prossima prossima stagione. volta farò vedere anche Grazie. le mie immagini quando segno. Grazie Antonello, alla Grazie a voi. prossima. Ciao, a domani col Biancherosso TV Sport.